Nell'arte dare libera scelta, se vogliamo, dell'inconscio, di qualcosa che noi reprimiamo, ossia lo stato, diciamo così, vigile non esce fuori. È un'attività spontanea, chiamiamola così, un po' corretta per dargli quello che uno vuole, ma diciamo l'80% è la spontaneità. E il quadro si vede se è spontaneo o no, se è artificiale o no. Io non mi sento un surrealista perché per quanto riguarda il mio lavoro poi è sempre stato fatto, lavoro a terra, lavorare con le macchine, questo lo facciamo dagli indiani, sia d'America che gli indiani dell'India, ogni diciamo così, popolo antico ha lavorato guardando e segnando a terra quello che faceva, in un certo senso anche Leonardo, leggendo le macchie, è quello che poi facciamo tutti spontaneamente, è quello di vedere delle figure, delle cose nelle nuvole, tutti, questa è una cosa innata. Quindi la macchia stimola, fa vedere altre cose. La partecipazione di chi guarda è importantissima, perché lui tira fuori anche le cose sue. Io vedo, per modo di dire, una figura che sembra un cavallo, e l'altro c'è, non so, una barca, per modo di dire, perché vede, non so, una barca vichinga, per dire. Quindi apre l'immaginazione, non è un'imposizione. Questo è importante nell'arte, che dica qualcosa. Ma che la dica anche allo spettatore, non è che lo spettatore deve essere per forza passivo di fronte a un'opera d'arte. Stimola, e questo è importante, se no non serve a niente l'opera d'arte, se no è decorazione e basta dal punto di vista mio. Allora, questi quadri che io faccio sono fatti in una tecnica che diciamo poi è pure elementare e viene fatto con il colore che viene messo sulla tela, che siccome sono colori diversi, olio, acrilico, è una tecnica mista, si coagulano in modo strano e fanno delle macchie dove poi ci si possono vedere addirittura delle figure, qui c'è come un cavallo se uno si mette a guardare. A me interessa molto, per esempio, vedere questo quadro in questa situazione normale. Ma mi interessa poi che cambia, infatti cambiano come tutte le cose, che noi guardiamo sempre un qualcosa e vediamo frontalmente e non riusciamo a vedere il dietro, diciamo, chiamiamolo così. E questo quadro che si vede in questo modo poi cambia con la luce nera e infatti lo vedrete, cambierà, non dico drasticamente, ma al 99% sì, e si vedranno altre cose. Pronti, via. Cambia completamente. Cosa che si vedeva intera, adesso si vedono addirittura solo le macchie delle strisce che venivano con il colore, che sono uscite fuori perché sono dei colori sollecitati dalla luce nera. Per parlare dell'opera di Bruno Elisei non si può fare a meno di parlare della presenza di Matta a Tarquinia. Matta è stato un ciclone per Tarquinia. Ha aperto un orizzonte di carattere internazionale. Naturalmente sono stati tutti questi giovani che si sono visti coinvolgere in questa situazione. Uno dei più attenti, diciamo così, uno dei più puntuali a seguire le orme di Matta è stato proprio Bruno Elisei, il quale, come ben noto, lui era un fabbro. E una volta avvicinatosi a Matta, si appassiona talmente a questa
operazione, chiamiamo così, operazione artistica, la vicinanza di questo grande maestro, lui capisce benissimo che questo rappresentava una cultura di carattere internazionale, no? Si appassiona talmente che addirittura chiude la bottega. Ma la cosa strana, non tanto strana poi, la cosa più interessante è che questa sua esperienza di fabbro risponda a delle istanze che aveva proprio Matta quando arriva qui a Tarquinia, cioè dire collegare l'aspetto artistico e l'aspetto artigianale. Ma fin da ragazzino mi interessava disegnare, ma la vera passione è nata quando ho incontrato Matta, nel senso che conoscendo un grande artista e lavorando con lui, ma sempre, diciamo così, non dico proprio influenzato, ma sai, in un certo senso mi sono dato io a lui per lavorare in una direzione che francamente non conoscevo. Conoscendo poi Matta ho visto quello che lui faceva e non era una dimensione, diciamo così, provinciale, ma era una dimensione diversa, una dimensione internazionale, ma una dimensione di vedere il mondo da un altro punto di vista e vedere l'arte da un altro punto di vista. Quindi Matta per me è stato fondamentale per quanto riguarda questo tema. Matta l'ho conosciuto alla Mostra Internazionale dell'Umorismo e avevano fatto questa mostra internazionale, venne infatti Pichat, Sinè da ogni parte del mondo, diciamo dei disegnatori a livello mondiale. Fecero questa mostra all'interno di San Pancrazio, ma fu presto, diciamo, chiusa perché c'erano delle diciamo così, della rappresentazione, scene anche un po' spinte, o se, anche per quanto riguarda quasi porno alcune. La prima mostra internazionale dell'umorismo politico, che è stata una grossa mostra organizzata qui a Tarquinia su idea del pittore Sebastian Matta. Secondo i nostri propositi, cioè di Matta e del comune di Tarquinia, avrebbe dovuto essere una biennale di satira politica internazionale. Il livello era altissimo, perché noi abbiamo chiesto ai migliori disegnatori d'Europa e degli Stati Uniti di mandarci quello che i loro redattori capo avrebbero rifiutato. E infatti sono arrivati disegni talmente graffianti, talmente audaci, che alla fine la mostra è stata chiusa prima del tempo perché sono intervenuti i carabinieri con denunce varie, eccetera, eccetera. Stiamo parlando del 1° ottobre 1970. Beh, ricordo che fu un inizio per Tarquinia in un certo senso a un livello superiore, perché l'attività, come ripeto, di provincia non è che siano ad alto livello. E con Matta iniziò invece a un livello superiore. In quel periodo si organizzò varie iniziative, tra cui la mostra dell'umorismo, in cui molti giovani collaborarono con gli artisti e con gli organizzatori alla riuscita di questa bella manifestazione. Poi nacque l'Etrusco Ludens, che era un centro, un laboratorio artigiano, dove con Matta si avvicinarono giovani ceramisti e con lui ebbero dei rapporti che continuarono un po' nel tempo. Bruno Elisei fu uno degli artisti, all'epoca era un giovane artigiano, che Matta lo chiamò per fare dei lavori per l'Autopocalisse. Da lì poi la collaborazione con Matta durò fino alla fine, cioè alla fine dei suoi anni, fino agli anni 2000. Lui ha progettato, aveva questa idea di fare l'Autopocalisse, una casa fatta con riciclaggio delle automobili. E io ho partecipato a questa qui e ho risolto, come dice lui, anche molti problemi tecnici. La provocazione era contro il consumismo, fatta con riciclaggio delle macchine, questo spreco che si spreca sempre tantissimo, e questa macchina serviva almeno a qualche cosa. Quindi l'assemblaggio di queste macchine, di pezzi di macchine, è stata fatta appunto una vera casa, anche se era di ferro, c'era tanto il bagno quanto la cucina,
sala da letto, il boudoir, era abbastanza articolata. Matta era una persona estremamente intelligente, questo è fuori discussione, e francamente era un uomo che trasmetteva, questo sì, un uomo molto sicuro di sé, trasmetteva. E lasciava prendere poi, nel senso, dice, bisogna rubare, quando tu fai qualcosa tu devi rubare, 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 ma rubare non significa copiare, rubare è il senso, e è importante, la crescita nell'arte avviene così, rubare nel senso prendere da tutto. Bruno sapeva raccogliere bene le idee di Matta e poi sapeva anche accontentarlo nelle sue, cioè, perché Matta non era un personaggio facile, era esigente. Lui si fidava molto di me e poi siccome in Italia non è che ci fosse sempre, perché lui veniva qui la maggior parte d'estate e poi in altro 2-3 mesi durante tutto l'anno. E quindi mi lasciava infatti c'è un carteggio con lui, mi scriveva quello che c'era da fare e si fidava. Come lui aveva i progetti, io poi devo in un certo senso analizzare, codificarli, perché poi scriveva in modo strano, e fare quello che voleva. E era sempre entusiasta perché aggiungeva un qualcosa del mio, perché era la circostanza che ti guidava in un certo senso, oltre all'idea di me. Il Cosmonau era una struttura alta 10 metri fatta in cortan, era tutta in tagliata, molto bella. E io cercai in parti d'Italia chi è che lavorasse il cortan e quindi ho contattato tutti i cantieri d'Italia in un certo senso, da Monfalcone ad Ancona. Poi ho trovato qui vicino a noi, a Civitavecchia, c'era un altro cantiere che faceva questi lavori. E quindi si era fatto poi il disegno di questo qui, messo, di questo Cosmonau, messo in un dischetto questa traccia che oggi è con computer facilissimo, e mi ricordo che cominciarono a tagliare e la fiamma ossidrica a un certo punto saltava perché la linea non era continua. Allora c'era uno studio di ingegneria a Torino che potevano risolvere il problema. Dai su, raccomandandomi, e una volta finita si è cominciato il taglio. Per la presa di coscienza di quello che succede nel mondo è importante. Di solito i grandi artisti hanno fatto sentire l'epoca in cui si vive. Perché non è che tutti facessero veramente dei lavori che fossero solo così decorazioni, ma hanno fatto vedere nei loro lavori il mondo dell'epoca. E il mondo di oggi, dato che lo conosciamo quasi al 100%, sappiamo che è di una tristezza unica quello che stiamo facendo al mondo. In ogni campo, stiamo distruggendo innanzitutto il mondo, facciamo ancora le guerre e di conseguenza nell'arte, vuoi o non vuoi, traspare questo. Questa è una scultura che rappresenta un delfino che si trasforma in bomba se uno la guarda. Il delfino rappresenta la vita, la gioia di vivere, però sotto rappresenta la bomba. Quindi dipende da noi se vogliamo la morte o la vita. Potrebbe essere un qualcosa abbastanza importante che ci fa ricordare tutto quello che noi abbiamo fatto. Ma noi l'abbiamo fatto, noi, razza umana contro la razza umana. Noi abbiamo fatto delle cose orrende. Addirittura siamo riusciti a fare 2 guerre mondiali. Abbiamo ammazzato e distrutto persone solo per il fatto che erano dissidenti, erano di un'altra religione, erano omosessuali, handicappati, cose veramente assurde. Questa qui sarebbe interessante metterla in ogni continente dove sono successe queste, dove abbiamo fatto questa atrocità, far suonare questa qui a bambini di ogni etnia, di ogni religione, perché questa qui suona anche come una campana. Farla suonare il giorno e l'ora precisa di quando sono successi questi avvenimenti, di quando abbiamo fatto questa atrocità. Diventerebbe come un abbraccio totale di tutta l'umanità, per farci capire che noi abitiamo questa terra e è nostra in un certo senso, fino a un certo punto, perché poi la natura, se noi la maltrattiamo, ci distrugge. La base comune è quella surreale. Che cosa si intende per surreale? Qualche cosa che sta al di là del sensibile, qualche cosa che sta nelle profondità della coscienza. All'interno di questo surrealismo Elisei recupera l'aspetto figurale. Ma non è una figurazione realistica, attenzione, è sempre una figurazione che risale
a certe ascendenze di ordine surreale. Cioè, io ti do un'immagine figurale, questo è il discorso, ti do un'immagine figurale, ma dietro di questa immagine figurale c'è sempre qualcosa di inquietante, qualcosa che rimanda a qualcosa d'altro. Le opere di Elisei contengono una forte componente di ambiguità, ma l'ambiguità non è qualche cosa di incomprensibile, ma l'ambiguità spesso è l'apertura verso la molteplicità. È proprio dall'ambiguità che io posso poi a un certo punto sganciarmi da una ferrea e cristallizzata realtà. E allora quello che poteva concludersi con una mano normale, la mano nel momento in cui si sta concludendo diventa un fiore o diventa un albero, per dire, insomma. E quindi bisogna leggere queste cose con questa situazione, questo intento, che non è un fatto di così... Di violenza su quello che è la comprensione, cioè dire, ma rientra come le opere illuminate dalla luce Wood, come le altre cose, è sempre quell'attenzione, è sempre quella richiesta e quella sollecitazione a stare attenti e vigili. E proprio lì sta il momento del surrealismo, non è un caso che proprio il surrealismo storico poi aveva delle componenti politiche rivoluzionarie, addirittura aderivano a un certo partito, perché questo vorrà dire, poi dopo ci sono state altre cose, ma proprio è stata una continua provocazione, ma non una provocazione gratuita, ma proprio una provocazione quasi di che il sonno della ragione non fosse continuo, tale da determinare dei mostri, insomma. Io ho sempre pensato, insomma, alla vita, che siamo nelle affari, che stiamo facendo su sta terra. Ma se uno se lo analizza, insomma, cosa stiamo facendo. Allora, ecco che uno fa quanto fa le cose, pensa a se stesso pensando a tutti, insomma. Se no non ha senso la vita. E se una persona dovrebbe farlo sempre e dimostrarlo in base sempre al suo fare, alla sua cultura, in quello che fa. Io cerco di farlo e dimostrarlo e cerco di darlo con i miei lavori.